Siamo? Adesso ci siamo. Buongiorno a tutti, siamo a Napoli, chiaramente alle mie spalle il Museo Archeologico Nazionale. Oggi è la Domenica dei Musei, quindi è possibile entrare gratuitamente nel Museo appunto Archeologico Nazionale e è successa una cosa che io voglio condividere con voi, perché tutti quanti chiaramente saprete che ieri il Napoli ha giocato con la Sampdoria, abbiamo vinto finalmente 3-0, quindi dopo il pareggio un po' deludente col Milan e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Però c'è una notizia, cioè c'è stata una notizia fantastica, Insigne che è tornato al gol, però purtroppo a funestare, come dire, i festeggiamenti dei napoletani c'è stata una notizia che è stata un po' un fulmine a ciel sereno, e cioè la probabilità che Marek Hamsik se ne vada in Cina. Allora, noi veniamo qua, Museo Archeologico Nazionale, e non so se Pasquale riesce a inquadrarlo, che cosa troviamo, diciamo, in mostra al Museo Archeologico Nazionale? I tesori della Cina. Non si fa così, quindi c'è il Museo Archeologico Nazionale che non va bene, e in realtà mi hanno anche detto che molto probabilmente in questa mostra c'è un animale che assomiglia ad un ciuccio, quindi ci sono, diciamo, molti elementi astrali che fanno pensare che Marek Hamsik molto probabilmente davvero se ne andrà in Cina. Comunque non è ancora ufficiale. Carlo Ancelotti, ieri il mister in conferenza stampa, ha semplicemente confermato che c'è una trattativa e che se Marek vorrà andare via De Laurentiis lo accontenterà. Però per adesso non c'è niente di ufficiale, quindi non so voi, ma io mi aggrappo ad una speranza di vedere almeno fino a fine stagione il capitano ancora con la maglia azzurra. Però oggi appunto è la Domenica dei Musei e qui vedete c'è tantissima gente che aspetta di entrare, e a questo punto cercherei di capire se tra queste persone ci sono dei tifosi del Napoli e soprattutto se hanno visto ieri la partita e come stanno vivendo, diciamo, questa situazione relativa a Marek Hamsik. Quindi io vedrei, signore, voi siete napoletane? No. Di dove siete? Cosenza. Quindi, diciamo, non siete campane, ma calabrese. Ma Marek Hamsik lo conoscete? No. Sapete quel giocatore del Napoli con la cresta? Siete juventine? No. Esatto, non lo conoscete quello con la... Ai maschi. Dovete chiedere ai maschi. Ma come ai maschi? Il calcio è una cosa anche da femmine. Signora, lei lo sa chi è Hamsik? No, nessuno. Vabbè, comunque, buona visita napoletana. Allora, Pasquale, noi saliamo perché chiaramente, come vedete, qui sono tante persone in attesa di visitare il museo e i suoi tesori. Piano piano. Allora, quindi, saliamo. Chiaramente è una giornata molto 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 ventosa, però visitatori ci sono. Chiediamo a lui, tu sei napoletano? No, sono di Chile. Where are you from? Chile. Ok, do you know Marek Hamsik? No. The football player? No. Benissimo, ok, non fa niente. E quindi chiaramente c'erano anche dei cinesi qui prima, però c'è uno con la divisa sociale, quindi fermiamolo immediatamente. Allora, tu stamattina con la divisa sociale del Napoli, facciamola vedere bene, quindi... Ecco, allora, tu come ti chiami? Francesco. Allora, Francesco, ci devi dire la verità. Tu come la stai vivendo questa cosa di Hamsik? Malissimo, ieri ho cacciato la maglia di Hamsik che tenevo, che avevo comprato. E ho detto che la devo mettere esposta perché mi dispiace troppo. Esposta dove? In cameretta, nella... Vabbè, in un guà. Non è morto Hamsik, cioè nel senso... Cioè... Tra l'altro ti faccio vedere una cosa, guarda cosa c'è al museo. Questo, morto. La mostra sull'antica Cina. La destinazione di Marek, come mai dovesse veramente andarsene? E ti faccio questa domanda: secondo te è giusto che il Napoli si privi del suo capitano praticamente a mercato chiuso e a stagione praticamente ancora in corso? No, perché ho sempre detto con mio padre pure che quando... Chi è tuo padre? Lui. Scusi, signor padre, può venire qua? Perché lei è stato... Venga, siamo in diretta sul mattino, lei è stato citato, quindi... Sì. Vabbè, il padre, scusa, è normale. Allora, dimmi. Quando non c'è Hamsik, quando il Napoli gioca senza Hamsik, il Napoli va sempre in difficoltà. Partite per esempio come con il Milan l'altra sera, con la Sampdoria che abbiamo perso 3-0 quest'anno, con la Roma l'anno scorso. Quando non c'è Hamsik, il Napoli non ha la vitalità che tiene sempre, non gioca bene come sempre. Vogliamo dire una cosa, visto che ti vedo abbastanza esperto, spieghiamo una cosa. Allora, io sono un'estimatrice chiaramente di Marek Hamsik e anch'io credo che quando manca
Hamsik si sente, e molti però quando magari gioca dicono che non fa niente. Allora vogliamo spiegare che magari, soprattutto nella posizione in cui sta giocando quest'anno, il lavoro di Hamsik è meno evidente perché magari segna meno, però è preziosissimo. Allora spiegacelo tu, spiega ai tifosi cosa fa Marek Hamsik. No, poi per esempio ieri su Facebook ho visto che tutti quanti che gli dispiaceva il fatto che Hamsik se ne andava, poi altre volte quando giocava e giocava male facevano sempre che lo disprezzavano e diceva che se ne doveva andare, che giocava male, non doveva giocare. Però dico sempre che quando non c'è Hamsik si vede il Napoli che fa, che non gioca come deve giocare, non gioca bene. Spieghiamolo, cosa fa Hamsik tecnicamente? Cioè mi sta bene i palloni. Ieri ha fatto l'azione del primo gol perché ha anticipato il... Ricordiamo, il primo gol con di Milik. Sì, ha anticipato la giocata sua, Kayekon ha anticipato tutta la difesa della Sampdoria, se no riuscivano sempre a coprire. Quindi anche ieri è stato determinante sia per il gol che penso per la partita che si era messa sulla difensiva alla Sampdoria. Quindi non era una partita così facile già vinto, quindi ieri ha dato quel tocco di classe che serve sempre per sbloccare queste partite. E le faccio allora una domanda: ieri a Carlo Ancelotti è stata fatta la stessa identica domanda, cioè gli è stato detto ma esiste adesso in rosa il sostituto di Hamsik, e lui ha detto non abbiamo bisogno di Sosia, ma secondo lei Ruiz, quindi Fabian e Zielinski sono all'altezza di sostituire il capitano? No, hanno altre caratteristiche che sono diverse per certi versi, però ha detto Ancelotti che dovrà adeguare e sfruttare quello che gli rimarrà per impostare un sistema di gioco che valorizzi sia Ruiz che Zielinski. Ma tu giochi a calcio? No, non gioco. Che ti vedevo atletico, ma non è che puoi dare il tuo contributo al posto di Hamsik, no. Allora vi chiedo... Amatoriale. Vi chiedo l'ultima cosa. Allora, ieri è tornato al gol finalmente Lorenzo Insigne dopo esattamente 3 mesi. Allora, noi abbiamo una partita un po' complicata in calendario, che è quella con la Fiorentina. Dobbiamo tornare laddove probabilmente abbiamo dimenticato uno scudetto in albergo. Non so se voi vi ricordate questa faccenda. È la sera prima. Esatto, esatto, il derby d'Italia, ricordiamolo, appunto Inter-Juve. Allora, come deve affrontare il Napoli i fantasmi appunto di Firenze dopo quello che è accaduto l'anno scorso, secondo te? Dobbiamo secondo me ostacolare bene Muriel, che mo adesso è il maggiore, cioè più forte giocatore della Fiorentina. Cioè, è Chiesa. Le ripartenze, sicuramente, perché Chiesa e Muriel sulle ripartenze sono letali, quindi... Aspettarli sicuramente, perché basta una ripartenza di Chiesa o di Muriel e si rischia di mettersi già male la partita all'inizio. Ricordiamo che la Fiorentina ha dato un bel po' di palloni alla Roma in Coppa Italia, e ricordiamo soprattutto che alla Fiorentina ci fu un erroraccio di Koulibaly l'anno scorso, quindi chiediamo a Calidù da questo punto di vista di essere particolarmente attento. Va bene, ultima domanda, siete venuti a vedere qualcosa? Andate a vedere la mostra dei cinesi, così magari vedete Hamsik, esatto, va bene. Grazie e buona giornata, leggete sempre il mattino, ci sono anche... Canale 21, guarda, è una famiglia di tutta gente bellissima, quindi tu non giochi a calcio. No. Ma lo sai, aspetta un attimo, signora, lei in che ruolo gioca? No, aspetta, allora, ci manca un centrocampista in questo momento, lei in che ruolo gioca? No, è un po' in tutti i ruoli, sono brava. Quindi lei per il calcio totale all'olandese, insomma. Sì, ok, vabbè. Beh, mi fa piacere, buona giornata e buona visita al museo. Quindi ragazzi, come vedete, però io vorrei un attimo approfittare che sono dei futuri compaesani di Marek Hamsik. Hi, where are you from? China. Okay, yeah. China. And I just need to talk with you. Do you know Marek Hamsik? The football player. Football player. With the cresta, that tall hair. I don't know. Do you know? Just wait. I can make you see. Do you have sometimes? Pasquale, aspetta, faccio vedere un attimo. Perché we have in Napoli, in Neapolitan team, a player, Hamsik, who is going to play in China. Oh. Okay. Quindi capito? È la situazione un po'. Quindi aspetta un attimo, te lo faccio vedere. Dunque. Un attimo, un po' di connessione. Ecco, he is Marek Hamsik, this player, and he is going to come to play football in your country. Wow, that is great, but
Unfortunately, I didn't watch a lot of football games. But now you are going to follow football because there is Marekans. Yeah, maybe I'll focus on him. Okay, quindi ci sta dicendo che chiaramente adesso seguirà il calcio perché visto che va Marek, because he is a very shy guy, but he is Neapolitan, so I just want that you treat him well. Yeah, okay. I promise. Quindi ci promettono che tratteranno bene Amsic in Cina. Thank you so much. Have a good day. Ciao. Ciao. Questo è fondamentale perché noi we love Marek Amsic, quindi è importante che noi adesso dobbiamo trovare il modo per far stare bene Amsic in Cina, perché non è che lo possiamo abbandonare mo così ai cinesi senza diciamo un po' di cautela. Quindi meno male lo aiuteranno. Qui ci sono chiaramente anche le guide che sono appunto alle prese con i gruppi di turisti. Noi cerchiamo diciamo di acquattarci qua sotto per farvi vedere anche, non so se qui è possibile, si prende Pasquale, ho paura che cada diciamo la diretta, però qui la situazione meteorologica è chiaramente diciamo migliore e anche qui ci sono moltissimi diciamo tifosi del Napoli. Lei è un tifoso del Napoli? Assolutamente. Allora mi dica una cosa, il Museo Archeologico di Napoli, cioè lo fa per un fatto di cazzimma che stamattina diciamo ci fa trovare a noi del mattino dei tifosi i tesori dell'antica Cina, visto che Amsic se ne sta per andare? No, è un fatto che non ha nessuna attinenza, chiaramente. La mostra sulla Cina c'è da molto più tempo della decisione di Amsic, ma probabilmente il capitano già aveva deciso di svernare in Estremo Oriente. Tu come ti do del tu, se no mi imbroglierò con i pronomi nel giro di 3 secondi. Ma tu come la stai vivendo? Io francamente finché non è ufficiale non ci voglio credere, ma dopo tutti questi anni la bandiera, come faremo senza Marek? Ma anche tecnicamente noi non ce l'abbiamo il sostituto. Ma allora io penso che la cosa migliore per un tifoso sia quella di augurare a Marek una tantissima fortuna, perché si è dimostrata una persona attaccata alla maglia più di tanti altri, io ricordo Totti da questo punto di vista, però a un certo punto sai è un giovane atleta vicino alla trentina e quindi da tifoso del Napoli io mi auguro per lui la migliore fortuna. Sì, poi lui cos'è questo gesto? Ah, aspetta un attimo, era il gesto diciamo dei soldi. Gesto esatto, perché oggi... Allora aspetta, c'è una diversità di vedute. Cioè abbiamo lui che si chiama? Io mi chiamo Michele. Michele che è pro, diciamo, no pro, nel senso non rinvede, come dire, delle negatività nel fatto che Amsic a fine carriera, dopo aver rifiutato Milan, Inter, Juve, ricordiamolo, abbia deciso appunto di andare in Cina per 9 milioni di euro all'anno, per 3 anni. Lei invece si chiama? Io mi chiamo Raffaele. Raffaele invece? Perché ha fatto il gestino? No, ho detto che lui abbia rifiutato, gli fa onore che abbia rifiutato queste società che sono concorrenti del Napoli nella lotta per lo scudetto, però di fronte a un'offerta del genere, che significa andare a pascolare in un paese dove di calcio non si capisce un cacchio. Meno male che sei andata ragazza cinese. Per guadagnarsi 9 milioni all'anno, sinceramente, è irrinunciabile. Diciamo. Cioè lei, no, magari, può anche amare, diciamo, la sua compagna ma se le offrono 9 milioni... Poi ci pensa, no? Non penso proprio. Magari uno dice, vabbè, faccio 3 anni, là poi torno, magari potrebbe tornare come dirigente. Ma se lei pensa solo 2 anni fa quello che ha vissuto alla tifoseria napoletana con un altro personaggio che è Gonzalo, non c'è nessun paragone. Ha scelto di andare. È una specie di Florida dei calciatori la Cina ormai, si è rivelato, no? È anche lo stesso... Anche lo stesso, come posso dire, Pellegrini ha sbagliato il rigore contro la Germania, è diventato un dio. È chiaro, noi gli auguriamo a Marek tantissima fortuna, al capitano, è una persona d'oro che sicuramente saprà far bene anche in Cina. Okay. E ci rappresenterà degnamente. Esatto, quindi sarà per sempre Marek chiaro. Faccio adesso una domanda invece strettamente calcistica, andando fuori dalla vicenda del calciomercato. Allora, prossima partita abbiamo la Fiorentina, quindi non possiamo diciamo metterci là a pensare né a calciomercato né a Marek, perché abbiamo un fantasma serio da affrontare, che è quello dello scudetto che abbiamo perso in albergo l'anno scorso dopo Inter-Juve. Allora, come deve il Napoli di Ancelotti affrontare quel fantasma, visto che in gran parte è il Napoli di Sarri che tornerà a Firenze? Allora, innanzitutto
per esorcizzare quel fantasma bisogna esorcizzare il ricordo di un allenatore che ha dato lustro a Napoli, ma che oggi è stato sostituito da un altrettanto valido allenatore. Allora, i fantasmi si vincono andandoli a cercare, stanandoli. Mo, se troveranno la camera dove hanno perso e se lo riprendono. Questa è un'ottima idea, quindi magari cerchiamo. Il fantasma non è la Fiorentina, il fantasma fu l'arbitro che... Orsato. Orsato, ecco, quello è tolto Orsato, la Fiorentina, tolto Orsato. Sì, però il guaio grosso con Pjanic lo fece Orsato. La Fiorentina logicamente diventa un'ordinaria amministrazione. Una... Va bene, quindi per quanto riguarda la formazione non avete... La Fiorentina non ha chance contro il Napoli, la Juve è in calo, oramai l'entusiasmo è alle stelle... Vedo che lei è lapidario. Anzi, a strisce le faremo. Benissimo. Allora io vi auguro buon lavoro, buona giornata, visto che oggi è una domenica impegnativa. Molto qui fredda, noi siamo all'esterno. Fredda e ventosa, però chiaramente questo non ci deve... Pasquale, cerchiamo di uscire perché chiaramente non vogliamo disturbare il deflusso dei visitatori. Voi siete napoletani? No, no. Di dove siete voi? Bari. Ma lo conoscete Amsic? No. Quel calciatore con la cresta? No. Non l'avete mai visto? Vabbè. Comunque, ma già ormai, questo è il mattino, salutate tutti quanti il mattino, quei turisti baresi, voi siete napoletani? No. Dove è lei? Bari. Posso sedere un po' vicino a lei? Allora, ma lei lo conosce Mare Kamsic? No. Quel calciatore con la cresta? No. Non l'ha mai visto? No, no. Però non segue proprio il Cassano, per esempio, lo conosce? Io lo conosco, diciamo, in televisione, però non lo conosco. Non è... Comunque noi purtroppo abbiamo questo calciatore che mo se ne va in Cina per 9 milioni di euro. Lei magari lascerebbe suo marito per 9 milioni di euro per 3 anni? Non so che risponderti. Non sa cosa risponde, quindi immaginatevi Mare Kamsic. Grazie mille, lei è stata preziosissima. Perché lei lo lascerebbe suo marito se gli danno 9 milioni di euro però per 3 anni? Cioè, quindi sono 27. No, veramente, mio marito mi lascerebbe per andare a vedere Milan. Ah, suo marito è milanista. Quindi, allora, visto che... Ma mica è nei paraggi suo marito? No, no. Allora ci racconti suo marito cosa ha fatto dopo averci buttati fuori a noi dalla Coppa Italia in questi giorni con la doppietta di Piontek. Cosa ha fatto? Come si chiama suo marito? Pietro. Ma lei non rida, che cioè, non è stata una tragedia. So. Ma come si chiama? Pietro. Pietro, quindi, di Bari. Sì, sì. Allora, quindi lanciamo un messaggio a Pietro di Bari. Caro Pietro, abbiamo saputo perché tua moglie ci ha confessato che dopo la vittoria appunto del Milan in Coppa Italia ti sei fatto delle grasse risate e veni a Napoli, va bene? Comunque lui è tifoso sia per il Napoli perché cioè, si dice che gioca bene, quindi gioca bene. Quindi non è un tipo che, cioè voglio dire, come gli altri che vogliono, cioè gettano le squadre, è un tipo molto... Vabbè, a Roppa che ha vinciuto e ha fatto una doppietta bionda e che è normale che ci voleva bene, vabbè. Vabbè, se vinceva il Napoli doveva essere più contento lo stesso. Va bene, quindi Pietro viene a Napoli a vedere una partita del Napoli e anzi forse è meglio di no, forse è meglio che non viene perché se porta bene al Milan meglio di no. Mia suocera invece è tifosa del Napoli, dove tifava per il Napoli. Benissimo, allora quindi meno male almeno qualcosa. Signora, le auguro una buona giornata e godetevi Napoli. Voi siete tifosi del Napoli? Lei come sta vivendo questa cosa di Amsic in Cina? La cosa di Amsic in Cina da un punto di vista umano e anche professionale penso che sia una cosa a cui nessuno possa rinunciare. Chiaramente ci lascia un po' di amaro in bocca perché in questo momento è stato l'unico calciatore della storia del Napoli che ha dato tanto cuore, al di là del calcio tecnicamente, è stato un grande personaggio, un calciatore che rifiuta la Juventus e il Milan. Ricordiamolo, Amsic va rispettato anche per questo. Certamente, una persona che rifiuta Juventus e Napoli per rimanere in questa città, non ce ne sono stati molti. Tanto ricordiamo anche una cosa, non tutti ricordano che il procuratore di Mare Kamsic era Mino Raiola e che Mare Kamsic ha litigato con Mino Raiola proprio perché è voluto rimanere a Napoli. Quindi questa cosa non tutti la ricordano, però secondo me va ricordata perché Mino Raiola ebbe a dire che Kamsic era, diciamo, poco coraggioso e per questo rimaneva a Napoli, non perché voleva rimanerci, e Kamsic l'ha attaccato pubblicamente e ha chiuso i rapporti con Raiola. Quindi secondo me questa cosa va ricordata, ma secondo lei però, Ancelotti ieri l'ha detto, non c'è bisogno di un sosia di Amsic, ma Ruiz e Zielinski possono sostituirlo?
Io penso proprio di sì, anche perché Ancelotti deve dare qualcosa di suo a questa squadra. Ci sta provando perché non è facile, a volte ci è riuscito bene, qualche altra volta qualche esperimento non è andato bene, però penso che con un allenatore di tale levatura prima o poi noi avremo dei buoni risultati, anche perché qualcosa sta cedendo con i cannibali, come dice qualcuno, e quindi dovremo inserirci in queste crepe che riescono. Dobbiamo ricordare una cosa, noi purtroppo ieri, diciamo, per via di questa notizia di Amsic, non abbiamo, diciamo, cioè un po' distratti, abbiamo visto la Juve pareggiato, per esempio, no? Esatto, la Juve pareggiato, però è meglio che si tiene come notizia di secondo piano, perché poi arriveremo a qualche notizia un po' più interessante. Allora, mi dia l'ultima indicazione essenziale. Noi andiamo adesso a Firenze, dove dobbiamo lottare subito con il fantasma dello scudetto perso in albergo, però quindi abbiamo Ancelotti che si troverà a combattere un fantasma che è sostanzialmente del Napoli di Sarri, no? Perché sono la maggior parte del Napoli di Sarri. Allora, cosa deve fare Ancelotti per preparare la squadra ad una partita che non si annuncia semplice, una trasferta non semplice, perché ricordiamo che la Fiorentina ha strabattuto la Roma in Coppa Italia e l'ha buttata fuori pochi giorni fa. Non c'è assolutamente nessun problema da un punto di vista di timori. Io penso che se la squadra gioca la stessa partita che ha giocato con la Lazio, con Fabian Ruiz e a copertura di Avarà, penso che possiamo toglierci qualche sassolino dalla scarpa. Ok, quindi speriamo di toglierci i sassolini e scudetti dalle scarpe. Grazie mille, buona giornata. Godetevi appunto il museo che oggi è gratuito. Vi ricordo, c'è anche la mostra sulla Cina. Non so se vi... No, non va bene, vogliamo dire che non è giusta questa cosa che ha fatto il museo, però in realtà non era, è una coincidenza. E quindi, excuse me, are you from China? Do you know Marek Hamsik? The football player? No, quindi non lo conosco. Però no, perché, allora, noi amiamo chiaramente Marek Hamsik, e anche se ci dispiace vogliamo che adesso che va in Cina venga trattato con i guanti, no? Perché comunque è pur sempre il nostro capitano, quindi questa è una cosa importante. Allora, io chiaramente ringrazio Pasquale per il fatto che sta facendo con me questa diretta un po' complicata e per le... No, questo è il mattino. Saluti pure tutti i lettori del mattino. Ciao. Vabbè, belli no. Al Maltino, il più grande giornale del sud. Yeah! Grazie mille. È perché va detto, no, che il mattino il giornale... Salve, buongiorno. Sei venuto apposta per dirci cosa? Forza. Vai. Napoli, innanzitutto. Ma lo sai, guarda qua che ci sta. Mortali, immortali. La mostra sull'antica Cina. Guarda caso. Allora, non è giusto per noi, è una coincidenza veramente allucinante. Come stai vivendo tu questo fatto di... Guarda, finché non c'è l'ufficialità io non mi voglio pronunciare. Non lo so se l'hai già detto già, cioè tu, però quasi non ci credo, cioè perché dopo la serata magica di ieri, cioè vittoria del Napoli, pareggio della Juve al 90. Ritorno al gol di Insigne che erano 3 mesi che non segnava. Appunto, cioè una notizia del genere è sconvolgente, quindi non ci voglio ancora credere fin quando non c'è l'ufficialità. Però sei d'accordo con molti tifosi, adesso scherzi a parte, molti tifosi ieri hanno invaso i social network con una richiesta, soprattutto alla società, quella di organizzare o un allenamento a porte aperte per permettere comunque alla città di salutare Hamsik, perché è chiaro che ieri c'erano pochissimi spettatori, al San Paolo per Napoli-Samp c'erano 15.000-20.000 spettatori, ma... È chiaro che se avessimo saputo che ieri era l'ultima partita di Marek in maglia azzurra, il San Paolo sarebbe stato, non dico strapieno, ma di più. Quindi probabilmente forse i tifosi meritano, e anche Hamsik merita, diciamo, un momento di saluto. Tu sei d'accordo su questa cosa? Ovviamente sì. Anzi, se ci fosse l'allenamento a porta aperta io sicuramente andrei, ovviamente sapendolo per tempo, altrimenti la prossima partita in casa sicuramente penso che tutti i tifosi si organizzeranno come si deve, ecco, perché Hamsik comunque è degno di un saluto speciale da parte di tutti i tifosi, di tutta la città, perché... Ha comunque... detto non solo i tifosi, ma la città in generale, che Hamsik comunque è napoletano ad onore. Ovvio,
così come Koulibaly penso che lo diventerà. Ieri quasi svenivo perché ha fatto una parata il portiere della Samp perché Koulibaly stava per segnare. Ieri un Koulibaly particolarmente propositivo. Allora facciamo così, ricordami il tuo nome. Daniela. Allora Daniela, facciamo una cosa, chiudiamola insieme questa diretta del mattino dei tifosi che noi abbiamo... Cosa hai comprato? Da Kohlmeier, Via col vento. Via col vento, visto che oggi chiaramente c'è una leggerissima... Cos'è? Maestrale questo, libeccio, che cos'è? Come vende? Non si sa, ve lo facciamo sapere diciamo nelle prossime ore. Allora, noi chiudiamo questa diretta, abbiamo fatto qui dall'esterno del Museo Archeologico Nazionale. Vi ricordiamo che oggi per tutta la giornata è gratuito l'ingresso nei musei, quindi venite a visitarlo. Qui c'è la mostra sulla Cina, se volete venire un po' a vedere quali saranno i prossimi, diciamo, come dire, compagni di avventura di Marek Hamsik, allora venite appunto qui a vedere la mostra. Però ricordatevi che noi con il mattino dei tifosi ci vediamo la settimana prossima dopo Fiorentina-Napoli, quindi la partita in trasferta un po' difficile, dove saremo ve lo diciamo sulle pagine social del mattino, Facebook, Twitter e Instagram, oppure ve lo diciamo sul mattino che trovate in edicola o potete leggere tutti i giorni sul web www.mattino.it. Per adesso da qui dal MAN, dal Museo Archeologico Nazionale, è tutto, buona domenica e forza Napoli! Sempre! Sempre! Ciao.